Presidente, perché le chiedo la stessa cosa fatta detta Zeman, si è toccato il fondo oggi? Ma dal punto di vista del risultato sì, sicuramente sì, anche se obiettivamente non meritavamo di perdere, però hai perso un'altra partita e ci sta che ci sia rabbia da parte di tutti, ci mancherebbe. Cosa è mancato? Ma è mancato secondo me un pizzico di cattiveria in più da parte dei giocatori in campo, ma soprattutto è mancato anche un po' di attenzione, perché non possiamo prendere il gol dell'1-1 in quel modo. E poi abbiamo sbagliato il rigore, abbiamo preso una traversa, cioè loro hanno fatto, obiettivamente hanno fatto un mezzo tiro in porta, però hanno portato a casa i 3 punti. C'è una classifica che ora, per quelle che sono le zone che interessano al Pescara, si fa preoccupante, però, Sebastiani? Ma se perdi e gli altri vincono è chiaro che si fa preoccupante, però ci mancano ancora tante partite, quindi c'è il tempo per recuperare. Merola sa come cosa si è fatto? No, sinceramente no, perché non sono entrato negli spogliatoi, quindi non vi so dire nulla. Arrabbiato, deluso, non si aspettava questo Pescara, pensava in una crescita costante? Ma no, io arrabbiato perché si perde una partita, è chiaro che sei arrabbiato, però questo è il campionato di C, dobbiamo essere noi bravi a calarci meglio in questo campionato, secondo me. L'ambiente si è completamente spezzato, diciamo così, contestazione a 360 gradi con tutti, nessuno escluso. Ma quando si perdono due partite così, soprattutto la prima, quella di Gubbio, dove veramente non siamo scesi in campo, è chiaro che ci sia rabbia e contestazione, ma la contestazione oramai dall'inizio della prima partita che contestano, quindi in un clima così è difficile lavorare anche per i ragazzi, però a prescindere da questo, voglio dire, il problema è Sebastiani, benissimo, allora facciamo una bella cosa, a fine anno Sebastiani mette a posto tutto, trovassero qualcuno che viene, ci vuole poco, ci vuole una bella fiduzione di 350.000 euro, poi se vuoi fare una squadra come chiedono, quella di vincere, di fare una squadra forte, ce ne vogliono altri due per garantire lo sforamento degli stipendi e poi bisogna pagare gli stipendi. Io sono qua, quindi non c'è nessun problema, mi faccio da parte in mezzo secondo, però è inutile sempre parlare. Portassero loro qualcuno di loro gradimento, io mi sposto in un 30 secondi, non è che ci metto tanto, anche perché io vengo allo stadio per la partita, non certamente per sentire i fischi o per sentire le contestazioni. Così è facile contestare. Poi tanto alla fine i problemi ce l'ha sempre Sebastiani. Sono 10 anni che siamo qua, dove sta questa gente che è pronta a venire qui a prendersi Pescara e a fare tutto quello che Sebastiani ha fatto in questi 10 anni? Senti, Presidente, è la prima volta però che si sente toccato da questi cori, perché ha sempre detto non mi interessano. Non mi sento toccato, ripeto, non mi interessano, però siccome si continua a contestare, facessero pure qualcosa, perché è inutile contestare se poi alla fine non c'è nessuno. Se poi loro mi autorizzano a non iscrivere il Pescara perché vogliono ripartire dall'eccellenza, io basta che me lo scrivono, me lo firmano e io a giugno non iscriverò il Pescara, ci mancherebbe. Torniamo a parlare di questo momento, di questa stagione. Sempre detto che per una squadra giovane con Zeman ci voleva tempo per lavorare e per costruire. A questo punto però non è più tempo di lavorare e costruire, è tempo di, diciamo, di trarre un bilancio del lavoro fatto. Ma sicuramente a vedere i risultati non è un bilancio sicuramente positivo, però noi abbiamo questa squadra, quindi se questa squadra non riesce a fare di più vuol dire che abbiamo sbagliato a costruirla, però io non credo che questa squadra sia meno delle altre, soprattutto, ripeto, dopo la partita di Gubbio, dove obiettivamente non siamo scesi in campo, abbiamo fatto una figuraccia, dove mi sono vergognato, ma nelle altre partite non credo che questo Pescara abbia demeritato contro chiunque, però ci può stare che perdi delle partite, sei lontano dalle posizioni dove meritavi di stare. Presidente, l'ultima da parte mia prima delle domande da studio, la mia domanda è d'obbligo: Zeman rischia qualcosa? Ma qua non rischia niente nessuno, perché guardate, se c'è una situazione di questo tipo, il Pescara questo è, cioè io non ho mai detto che il Pescara poteva vincere, ammazzare il campionato o fare qualcosa di diverso. Queste sono le possibilità che abbiamo, ribadisco, siccome di gente pronta ad intervenire io non ne vedo, perché nonostante abbia dato sempre la mia disponibilità in qualsiasi momento e con chiunque,
però non c'è nessuno, quindi a questo punto solamente mi devono dire solamente una cosa: me lo mettessero per iscritto, non devi iscrivere il Pescara, io non lo iscrivo il Pescara. Ma io intendevo se la guida tecnica era in discussione. Anni, no, no, assolutamente. Dopo tutti questi danni che ho fatto io in questi anni, io arriverò a giugno, chiuderò il mio bilancio, pagherò quello che devo pagare, incasserò quello che devo incassare e poi venga qualcuno che è disponibile, ripeto, non a fare altro, a finanziare una società che in Serie C sapete tutti che non ci sono soldi, per cui vuol dire che bisogna finanziarla, bisogna rilasciare le fiduzioni, se c'è qualcuno in grado, io sono disponibile domani mattina, non anche stasera volendo.